I volti della violenza, storie di vita vissuta, conoscere per combattere, è il titolo del convegno che lunedì mattina ha gremito l'Auditorium Sant'Antonio di Morbegno. Promosso dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio, l'evento ha raccolto istituzioni e forze dell'ordine operative contro la violenza sulle donne ed è stato rivolto ai ragazzi delle scuole superiori. Abbiamo organizzato questo evento per i ragazzi. Abbiamo 240 studenti, addirittura che arrivano da Bormio, si sono alzati anche presto, per cui la risposta la vediamo qui oggi. Soprattutto dopo gli ultimi eventi accaduti in Italia, abbiamo ritenuto opportuno organizzare l'evento per loro. Bisogna partire da loro, è la base su cui lavorare, quantomeno per sconfiggere questa piaga ormai sociale. Interventi importanti, oltre a colleghe addirittura che sono arrivate dal foro di Nocera Inferiore, avremo in collegamento anche la collega Palombi del foro di Napoli e l'intervento della madre Gigliola Bono, madre di Elisa Del Pero, ammazzata 34 anni fa all'età di 19 anni. La Valtellina c'è, siamo presenti sia come Comitato delle Pari Opportunità che come Ordine degli Avvocati. A fianco delle testimonianze anche la presentazione degli strumenti di legge a tutela delle vittime. Il 24 novembre è entrata in vigore la nuova normativa di contrasto alla violenza di genere in materia di prevenzione. In particolare per quanto riguarda l'ammonimento per violenza domestica, aumenta il novero dei reati per i quali si può procedere anche su segnalazioni di terzi, purché in forma non anonima, anche se viene poi anonimizzata, allargando l'ammonimento per violenza domestica anche altri reati come la violenza privata, la violazione di domicilio, il danneggiamento, diciamo tutti quelli che sono reati spia. E grossa novità che anche per l'ammonimento per violenza domestica è prevista poi la procedibilità d'ufficio in caso di reiterazione. Non solo, anche in caso di reiterazione nei confronti di persona terza, cioè persona diversa da quella dalla parte offesa per la quale è stato fatto l'ammonimento.